Che ruolo stanno avendo i media nella crisi del Mediterraneo? Il ruolo delle televisioni del Mediterraneo è sicuramente un ruolo importante, è stato importante in questi 2 o 3 mesi, ma la crisi del Mediterraneo ha mostrato anche un limite delle televisioni, soprattutto del servizio pubblico nei paesi del Mediterraneo, perché sono state un po' sopravanzate da internet, dai social network, Facebook e quant'altro, e questo dimostra che devono sicuramente nel prossimo periodo evoluire verso una forma di comunicazione che sia meno legata alla loro struttura di televisioni nazionali, che molto spesso parlano solo da un punto di vista governativo. Il fatto che la popolazione, soprattutto di giovani, si sia mobilitata proprio sui social network come Facebook e Twitter, come la considera? D'abord, cette position des jeunes n'est pas propre à ce qui se passe actuellement sur la rive sud de la Méditerranée. Les jeunes, depuis longtemps, ont Il montré fatto qu'ils che i giovani peuvent si siano rivolti al network e a Facebook non è d'altra parte specifico soltanto alla televisione mediterranea. Già in Europa da molti anni questa tendenza è stata, diciamo, già notata e soprattutto notata dalle televisioni. I grandi magazine delle televisioni tradizionali hanno tutti quanti un link, hanno tutti un sito, si pubblicizzano attraverso Facebook, eccetera. Questo, che è quindi, un fenomeno che ha portato, per esempio, in Francia alla fusione delle due relazioni del Nouvel Observateur, che non è più una redazione, diciamo, solo televisiva e l'altra sul net, dovrà essere un cammino che anche le televisioni della riva sud del Mediterraneo dovranno seguire. Ils commencent à évoluer, ils vont commencer à évoluer sur la rive sud. Declino o rilancio della televisione? Declino. Perché? Perché vedere un telegiornale in Italia ha poco senso se uno vuole approfondire le cose. Sta diventando anche un appuntamento che esce dalla ritualità classica della televisione generalista del Novecento e diventa un'opzione fra le tante che uno può fare. In più, diciamo, già in Europa la televisione in quanto tale non è che abbia un asset così prevalentemente proiettato verso il futuro, non sembrerebbe almeno. Sostanzialmente gli ingredienti sono sempre gli stessi, c'è una quantità enorme di sport, che poi in realtà è falso perché c'è una quantità enorme di calcio, c'è una quantità enorme di intrattenimento che sembra fuori tempo massimo, nel senso che sì. Ci sono alcuni milioni di persone che guardano Il Grande Fratello e Ballando sotto le stelle, ma non sembra ecco un pubblico capace di una crescita, di una rivitalizzazione. Io penso che l'unica possibilità che c'è alla televisione è diventare una succursale della rete, cioè che le televisioni del futuro saranno una cosa in cui bisognerà rinunciare agli aspetti rituali a cui ci ha abituato il Novecento, per cui le torri gemelle le vediamo crollare in televisione. Anche oggi sarebbe così, è stato così in parte anche su questa storia misteriosissima dell'uccisione di Bin Laden, eccetera. Però mi sembra del tutto evidente che a partire dai ragazzi nativi digitali, quindi quelli nati alla fine degli anni 70, alle generazioni future, le informazioni e lo spettacolo si prenderà in maniera sempre più personale. Quindi la televisione da questo punto di vista è un mezzo potentissimo, ma è un po' come le centrali nucleari. Cioè si sa che potrebbero funzionare anche bene, ma poi misteriosamente non funzionano mai per niente bene e pongono un problema di limite agli altri mezzi di comunicazione. Su questa par condicio che sulla RAI stiamo assistendo per quanto riguarda le trasmissioni dedicate alla politica? Ai referendum in particolare, mi pare. Mi sembra una situazione, non so, da ultimi posti in classifica sulla libertà di espressione nel mondo, quali in effetti ci stiamo avvicinando. Cioè, io penso sia una cosa francamente incomprensibile che debbano andare a votare, se si vuole che il referendum sia valido, 25 milioni di italiani e meno di 10 milioni di italiani in questo momento sono informati sul fatto che ci sono i referendum. Mi sembra assolutamente pazzesco, fuori da ogni buon senso.